Buonasera, riprendiamo lo studio del Trattato di Pesachim. Siamo a pagina Kufiud, pagina 110, Amud Bet. L'argomento che stiamo affrontando già da alcune settimane è un argomento abbastanza singolare all'interno della nostra tradizione, che è quello dei Masikin, vale a dire di entità demoniache che hanno la capacità di danneggiare le persone. E l'argomento lo stiamo affrontando perché i Chachamim hanno posto un'obiezione rispetto all'istituzione degli Arba Kosot, dei quattro bicchieri di vino durante il Seder di Pesach. Il problema qual è, appunto, è che i Chachamim avrebbero stabilito qualcosa che rischia di mettere in pericolo le persone dal momento che questi masichin stanno attenti alle sukkot, alle coppie. E da qui in pratica la Gemara ha iniziato un lungo excursus e ci troviamo ancora in mezzo al discorso riguardo alle sukkot. Il problema qual è a livello generale? Che se noi estendessimo troppo poi questo discorso rischieremmo di non far più niente alle persone. Per questo la Gemara, appunto, nel brano che stiamo per studiare, inizia a limitare un po' il discorso. Cioè vedremo che ci sono tutta quanta una serie di ambiti all'interno della nostra tradizione in cui questo discorso delle Zugot non si applica. Tra l'altro, abbiamo già notato nelle volte precedenti che esistono due coordinate sostanzialmente lungo le quali il discorso procede. Da una parte il discorso dei Mesichin, appunto di queste entità demoniache che hanno la capacità di danneggiare le persone, e l'altro è quello dei Keshafim, cioè quello della stregoneria, della magia. Come vedremo, questi due argomenti seguono delle norme differenti. La scorsa volta avevamo concluso la lezione affrontando un discorso relativo alla stregoneria, cioè un uomo che aveva subito un sortilegio dall'ex moglie ed aveva bevuto in una locanda una quantità pari di bicchieri di vino. E lì appunto in quel caso avevamo visto questa persona poi avrebbe patito per via del suo comportamento. Come vedremo fra poco, in quel medesimo caso, se si fosse trattato di un caso di demoni e non di stregoneria, non avremmo riscontrato delle conseguenze. Invece in questo caso sì. E qui appunto la Gemara, in questo brano adesso inizia a porre dei principi generali. Appunto ci troviamo a pagina 110b ad un certo punto della pagina. Marra vavirà che arot vechi carot en baem mishum zugot. Che arot vechi carot. Che ara è il piatto. Per cui i piatti vechi carot e le chicare la pagnotta, quindi i piatti e le pagnotte, en baem mishum zugot, non hanno per via delle zugot. Quindi a questi casi, cioè rispetto alle pietanze preparate e rispetto al pane, non si applica il discorso delle coppie. Clala di Milta, kol shegemarò bide Adam, en baem mishum zugot, gemarò bide Shamaim, bemille mine de mechal chayshinan. Clala di Milta, quindi principio generale, col shegemarò bide Adam, cioè tutto ciò che viene completato per mezzo dell'uomo, en ben mishum zugot, non c'è mishum zugot, non si applica a questi oggetti il tema delle coppie. Gemarò bide Shamaim, invece quando quando il completamento di questa cosa deriva dal cielo, bemille mine de mahal, riguardo a quelle cose che si mangiano, haishinan, ci si preoccupa. Haishinan,
en ben mishum zugot. Hanut, quando si parla di un hanut, di un negozio, en ben mishum zugot. Non si applica il tema delle zugot. In merito riguardo al hanut, come vedremo, ci sono due possibili spiegazioni. La prima spiegazione è rispetto a due negozi differenti, cioè vorrei dire, se una persona beve un bicchiere di vino all'interno di una locanda, cioè un posto dove si beve, di un'osteria, e poi va in un secondo posto, allora in quel caso non si applica il discorso delle sugot, delle coppie. Secondo altri, invece, anche all'interno della stessa locanda, della stessa osteria, se una persona beve un numero pari di bicchieri all'interno di quel negozio, allora il discorso delle sugot non si applica. E come notavo poc'anzi, la storia che avevamo letto la scorsa volta, cioè di quella persona che aveva bevuto un numero di bicchieri pari all'interno del negozio, non è da considerarsi un tema di demoni, bensì di stregoneria, perché aveva subito una stregoneria da parte della moglie. Allora, in quel caso, anche se si tratta di un hanut, di un negozio, comunque è pertinente il tema delle zugot, delle coppie. Altra limitazione: oreach en bo mishum zugot. Oreach, vale a dire l'ospite, en bo mishum zugot, non ha appunto per via delle coppie. Isha en va mishum zugot. Per quanto riguarda una donna, non si applica il tema delle zugot. Visha chashuva, se si tratta invece di una donna importante, haishinan, ci si preoccupa. Qui vediamo anche un riferimento alla società di allora, nel senso che le donne non erano evidentemente abituate a bere se non quando avevano un certo lignaggio sociale. Qui è un po' il contrario, forse, rispetto alla società attuale, no? Il bere è considerato una cosa da persona di poco conto. Invece lì, anche per via della pregiatezza delle bevande alcoliche, evidentemente, il bere in gruppo era considerato un atteggiamento tipico di una donna importante. E l'importanza, avevamo visto già in precedenza, è qualcosa che risveglia l'attenzione di questi shedim, vale a dire di queste creature demoniache. Per cui, per quanto riguarda le donne, dal momento che non avevano abitudine a bere in compagnia, allora il tema delle sugot non era rilevante per loro, a meno che non si trattasse di una donna importante. Allora, in quel caso, gli Shedim, appunto queste creature demoniache, facevano attenzione alle donne. Riguardo a quanto abbiamo visto in precedenza, Kearot cosa voleva dire? Vediamo il Rashbam come spiega questa espressione. Mahal shtei Kearot tavshid, cioè se ha quindi mangiato due piatti di un tavshid, di una pietanza cucinata. Gemarobi da Shamaim, cioè se il completamento della cosa arriva dal cielo, Haishinan deau davara herdega surubic bilo col zugot. Poi, qual è? La scorsa volta avevamo spiegato che c'erano alcuni ambiti rispetto ai quali ci si preoccupava per via delle zugot, e uno di questi ambiti era rimasto nascosto, non era stato esplicitato dalla Gemara. Ciò che avevamo potuto però ricavare la scorsa volta è che questo davara kerch, quest'altra cosa per cui ci si preoccupava, era qualcosa che arrivava dal cielo, perché tutte quante le altre sukkot di cui ci si preoccupa erano delle cose derivanti dal cielo, cioè per cui delle cose naturali che maturavano per via di un intervento divino, insomma, cioè per via di circostanze naturali. Allora, anche in questo caso ci si preoccupa quindi per via di questa quarta cosa, questa davara terra,
che è ciò che dà poi il via a tutto quanto il ragionamento. La scorsa volta abbiamo assistito ad un allargamento nella preoccupazione proprio per via del Lavaracher. Ora, appunto, si dice, visto che tutte quante le cose per cui ci si preoccupa sono cose che derivano dal cielo, allora preoccupazione si deve avere per cose che derivano dal cielo, cioè per cui se Gemarobita e Shamayim, cioè se il completamento di questa cosa arriva dal cielo, ci si preoccupa per le Sukkot. Qualcuno commentando questa espressione dice così, che quando si parla di azioni, invece, come abbiamo visto proprio all'inizio del discorso, ci si preoccupa delle coppie. Allora, quindi abbiamo visto per esempio rispetto agli atti sessuali e cose del genere, allora ci si può preoccupare di talune azioni che vengono praticate in numero paro. Quando si parla invece di oggetti, la preoccupazione si ha solamente rispetto ad oggetti naturali e non rispetto a cose artefatte, cioè quando l'oggetto deriva da un intervento umano, allora ci si preoccupa delle Sukkot. Allora, quindi dice il Rashbam, quindi Haishinan de au davar acher de casero bish broco Sukkot, cioè qui, dal momento che tutto quanto il discorso deriva da questo davar acher, cioè vale a dire da un oggetto che rimane indeterminato, Gmarobi de Shamaim, cioè se il completamento di questa cosa arriva dal cielo, si tratta quindi di perot, di frutti, beholdet da melè, e qualsiasi cosa che sia simile a loro, che sia simile ai frutti. Allora, in questo caso ci si preoccupa delle Sukkot. Tutti quanti gli altri casi, cioè se appunto il completamento della cosa deriva da un intervento umano, chiaramente i bicchieri, come abbiamo visto, sono esclusi dal discorso, allora non ci si deve preoccupare, cioè se si tratta di qualcosa che è stato prodotto dall'uomo. Hanut en ba mishum zugot, im shadab shtei chanuyot, lo amrinan ki shnei kosot dame. Cioè, se una persona ha bevuto all'interno di due chanuyot, all'interno di due negozi, lo amrinan, non si dice ki shnei kosot dame, che è simile a due kosot, a due bicchieri, oppure, spiegazione alternativa che veniva dal Rashbam, ed è quella fondamentale, Hanuta Ashodeba Sukkot, lo kap de masikin ale delav kiyutau. Se si tratta di un Hanut, se si tratta di un negozio, Ashotet bo, chi beve al suo interno, Sukkot, delle coppie di bicchieri, lo kap de masikin ale. I masikin, appunto queste entità demoniache, non fanno attenzione a lui, delav kiyutau, perché non si tratta di un akbiut, non si tratta di una fissità. Sostanzialmente, cioè se una persona beve non in casa, bensì in una osteria, in una locanda, allora non si tratta di kviut. Rispetto all'episodio che abbiamo studiato la scorsa volta, Beau da Delel, appunto quell'episodio che è stato riportato sopra, Deau Gavra de Shata Behanut Fim Shane Shaseta Log Rushato, appunto riguardo all'episodio della scorsa volta. C'era quella persona che aveva ricevuto un sortileggio dalla moglie, Shafim Shane. Quando si tratta di stregoneria è differente. Shastallo Grushadok, che gli aveva fatto la donna da cui aveva divorziato. Allora, in quel caso, dal momento che si tratta di Shafim, il discorso è differente e quindi non si applica il discorso delle Sukkot. Però, per quanto riguarda invece Masikin, allora quando si parla di Hanut, quando si parla di un negozio, allora non si applica il discorso. Poi dice la Gemara, Oreach, per quanto riguarda l'ospite, en bo mishum zugot, non si applica il discorso perché denoi odea chim yashkuot il kach a kol chassa avele kenimlach. Perché per l'Oreach non si applica il tema delle zugot, delle coppie, de no yodea im yashkuot, perché non sa se gli daranno da bere ancora. Come abbiamo già visto varie volte all'interno di questo capitolo, l'oreach, l'ospite, è in balia della persona che lo ospita, per quanto riguarda ciò che poi verrà somministrato durante il pasto. Per cui, per ogni bicchiere, akol hassa, amele krimach, è come se ci avesse ripensato ogni volta, ogni bicchiere
lui è come se fosse il primo bicchiere. Allora, quindi fra di loro i bicchieri che beve durante il pasto non si uniscono, e per questo motivo non si applica il discorso delle sucoppie. Per la donna invece, Shena Kashuapono, donna che non è importante, Korea Kadamia, è come se fosse un ospite, Denak Walishtot, perché per quanto riguarda il bere non si tratta di un'abitudine, cioè come se non fosse una presenza fissa. Visha, quindi Visha Kashua Kaishinan, quindi se invece si tratta di una donna importante ci si preoccupa. E quindi vediamo qui che la Gemara inizia a porre tutta quanta una serie di limitazioni al discorso. Amara Kinnan Aber Edera Bioshua, Itzfargus Mistarefle Dova, Ben Mistarefle Ra. Disse Rabbi Hanina, figlio di Rabbi Joshua, ispargus, si tratta di una bevanda, questo ispargus. Come noterete, c'è una certa assonanza con l'asparago, ma non si tratta dell'asparago, si tratta del cavolo. Spiega il Rashbam, Bilshon Parsi, quindi la lingua persiana, Coril Karub Ispargus, il Krub, quindi il cavolo, viene chiamato Ispargus. Veseu Sheshanim, questo è quello che abbiamo imparato in Masechet Nedarim. Masechet Nedarim, un tema fondamentale, già ne abbiamo visto varie volte studiando Masechet Pesachim, è il tema evidentemente della espressione linguistica, cioè quando una persona fa un voto. Poi lo leggeremo nella Torah molto presto, alla fine della Parashah di Matot, scusate, all'inizio della Parashah di Matot, nella prima chiamata, dove viene introdotto quindi il tema dei Nedarim, il tema dei voti. Lì la Torah insisterà in maniera molto, molto forte rispetto all'espressione linguistica, che Kol Asher Yotzeh Mipi Yaaseh, cioè dire ciò che una persona dice, deve mettere in pratica in maniera molto, molto precisa. Quindi rispetto ai Nedarim diviene di assoluta importanza l'espressione linguistica. E per questo in Masechet Nedarim, in tante Mishnayot all'interno del trattato, ci si interroga rispetto all'estensione di un voto che viene espresso linguisticamente in maniera vaga. Quindi, per esempio, rispetto al cavolo, cioè se una persona fa un voto rispetto al cavolo, si chiede la Gemara se ci si deve preoccupare anche di questa bevanda, dell'ispargus, dal momento che è uno degli ingredienti fondamentali all'interno della bevanda è proprio il crumb. Dice la Gemara Masechet Nedarim, ma termina crumb assorbe ispargus, cioè quindi se fa il voto sull'uno è proibito, gli è proibito anche l'altro, perché si tratta di una bevanda, una specie di frullato potremmo dire, cioè si trattava di krub e di yain, cioè quindi di cavolo e di vino, e si trattava di una bevanda che aveva delle proprietà curative. Verechi spiega Rashbam, verechi dina yulish totob kol boker lirfuah, lo bevevano ogni mattina come refuah, come appunto bevanda curativa, kodem achilah, prima di fare colazione, prima di mangiare. Vilkach mitzaref le dovah belole raha de mid fuava. E quindi, come vedremo tra poco, l'ispargus si unisce le dovah in bene belole raha, non in male, de mid fuava, dal momento che si tratta di una bevanda che ha delle proprietà curative. Come abbiamo visto, in Masechet Nedarim ci si concentra sull'elemento krub all'interno dell'ispargus, che però ha due elementi fondamentali: da una parte c'è il krub e dall'altra parte c'è yain. Quando si parla dei Nedarim, la Gemara si concentra sull'aspetto del krub. Nel nostro
caso invece per quanto riguarda i Mesikin, il tema fondamentale sarà evidentemente quello degli Ain, cioè perché si tratta di una bevanda curativa, è vero, ma che contiene del vino. Adesso per quanto riguarda le coppie, è da considerarsi appunto come una bevanda alcolica tale da unirsi al vino per concorrere alla formazione delle coppie oppure no. Appunto dice la Gemara, Isfargus mistaref ledova, cioè se si tratta di unirsi in bene, cosa vuol dire? Se una persona ha bevuto ad esempio due bicchieri di vino e un bicchiere di Isfargus, questo bicchiere di Isfargus si potrà unire per evitare in questo caso di formare delle coppie? La Gemara risponde di sì, ben mistaref lera, invece il negativo non si unisce, vale a dire se una persona ha bevuto un numero dispari di bicchieri, l'Isfargus non si unirà per formare le coppie. Il motivo di questa cosa qual è? È perché appunto si tratta di una bevanda curativa e in questo senso appunto dovrà favorire la persona e non danneggiarla. E Tova, quindi dice il Rashba, Mimshata Shnaim, Beshata Zeshlishi, quindi si è bevuto due bicchieri, Beshata Zeshlishi, e di questo, dell'isparago, si è bevuto un terzo bicchiere, Mitzaref si unisce le appucche e misukot, le appucche per far uscire fuori, cioè di per escludere la possibilità che si arrivi a Sukkot delle coppie. L'era invece in negativo, imshala echad, vesesh di, lo etzaref rishon, se bevuto invece solamente un bicchiere di vino, vesesh di, e questo è il secondo, lo etzaref rishon, non si unisce al primo e quindi non concorre alla formazione delle coppie. Amar Rav Yosef, Amar Ravina Mishmet Ravah, disse Ravina a nome di Ravah, Zughe le Kumra, Veamrila, Zughe le Kulla. Il problema qui è qual è? Nel caso di dubbio, come ci si deve regolare? Cioè, se la persona non sa più se ha bevuto un numero di bicchieri di vino a coppie, nel dubbio ne deve bere un altro oppure no? Questo è quello che si chiede qui la Gemara. Quindi dice, disse Ravina a nome di Ravah, Zughe le Kumra, cioè per le coppie ci si comporta in modo rigoroso, le Kumra, quindi in maniera rigorosa. Abbiamo di là, e c'è chi dice Zughe le culla, altri invece dicono che per le coppie ci si comporta in modo facilitante. Adesso vedremo. Zughe le culla, spiega il Rashbam, im no yodea, im shaka zugot im lav, appunto se non sa se ha bevuto bicchieri a coppia o meno, ishte, beva in questo caso. Vim shaka zugot, o le zarefan, mitzarefin le tova. Se quindi shaka zugot si è bevuto a coppie, o il vedato le zarefan, dal momento che la sua idea era quello di unire questo bicchiere in più che beve, mi stare fin le dovà, in bene, questo bicchiere si unisce. Cioè, quindi, ad esempio, se non sapeva se aveva bevuto quattro bicchieri di vino, bevendo questo bicchiere in più diventa un quinto bicchiere. Bim lo shada, quindi si tratta di un numero dispari. Bim lo shada sukot, però se non ha bevuto sukot, appunto, dal momento che si trova in dubbio, nimlach, appunto, è come se ci avesse ripensato, Beno Amistare le flerà, e non si unisce in negativo. Questa è la prima opinione, appunto, cioè che in caso di dubbio bisogna essere rigorosi e quindi bere un ulteriore bicchiere. Secondo altri, invece, la cosa viene detta al contrario: ci si deve comportare le culle in modo facilitante, Shelo ishte, che non beva. De Kevan Deshati, Gale Adate, De Capit da Sukkot. Ho visto la scorsa volta, quando è che si apre il discorso delle Sukkot? Quando una persona fa attenzione, cioè chi mostra attenzione alle Sukkot, alle coppie, allora il Masechin mostra attenzione su di lui. Allora, nel momento che ha mostrato adesso attenzione alle Sukkot, cioè visto che si sta preoccupando rispetto a questo dubbio, se ha bevuto delle coppie o meno, bevendo un altro bicchiere, semplicemente avvalora maggiormente l'idea che si sta preoccupando della cosa. E allora a questo punto dicono è meglio non bere perché bevendo mostrerebbe la sua preoccupazione. Se invece appunto dall'inizio non ha bevuto a coppia, allora non si deve preoccupare perché appunto non è in corso nel problema.
Amar Rabbi Yosef, disse Rabbi Yosef, tre de hamra de had de shikhra lo mitzaref. Tre de shikhra de had de hamra mitzaref. Ora la Gemara inizia a interessarsi della qualità delle bevande che si uniscono per concorrere alla formazione delle coppie. Dice così la Gemara, disse Rabbi Yosef, tre de hamra de had de shikhra, una persona che ha bevuto due bicchieri di vino, becata de cicra, è una bevanda alcolica, insomma, che è tipo la birra, che è meno pregiata rispetto al vino. In questo caso i bicchieri finiscono oppure no? E dice, lo mizzaref, in questo caso i bicchieri non si uniscono, tre de cicra, becata de camera, mizzaref. Invece se si tratta di tre de cicra, due bicchieri di vino, becata de camera, ed un bicchiere di birra, mizzaref, sì? Unisce. Cioè, quindi vediamo in modo forse abbastanza controintuitivo che appunto un bicchiere di una bevanda meno pregiata non si unisce per uscire dal pericolo di bere dei bicchieri a coppie. E invece appunto una bevanda più pregiata, nel nostro caso il vino rispetto alla birra, mizaref, si unisce. Besimaneh, e qui la Gemara rispetto a questo discorso dà un siman, appunto una norma mnemonica, che deriva da un discorso di purità, un discorso abbastanza complicato, che arriva da una Mishnah in Masechet Kelim. Masechet Kelim si interessa delle norme di impurità rispetto ai vari tipi di oggetti, rispetto ai vari tipi di materiale. C'è un tipo di impurità che deriva dal calpestare, dal posarsi sopra ad un certo oggetto. A questo tipo di impurità si chiama Tumat Midras. Adesso si tratta di categorie concettuali, forse che non sono molto conosciute. Ora, per quanto riguarda il Midrash, ci sono delle misure che comportano la capacità di recepire l'impurità. Quindi, rispetto ai vari tipi di materiali, abbiamo delle norme differenti. Cioè, quindi abbiamo una misura, per esempio, per quanto riguarda il tessuto, una misura per quanto riguarda la pelle. Queste misure non sono uguali fra un materiale e l'altro. Adesso cosa può succedere? Può succedere che abbiamo un tessuto che ha una composizione mista. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, pensate appunto ad un tessuto che ha una certa misura, mettiamo 3 tefachim, 4 tefachim, 4 palmi. Magari ve lo faccio vedere qui su Cavruta, ve lo spiega in maniera abbastanza semplice, abbastanza comprensibile. Un attimo solo. Eccolo qui. Vesimanek, per cui il tuo siman, Shemazzino, Ken Zesher, Hashub Yoder Mitzarefi, Machashub Pachot, Velolefech, cioè che quindi una cosa più importante si unisce a una cosa meno importante e non al contrario. Cioè, devi ricordarti questo fatto. Viene invocata questa Mishnah in Masechet Kelim, che no, Moshe Shanino Masechet Kelim, Sheishnam Shiurim Shonim, Le Kol Davar Vedavar, Linan Kabbalat Tumah. Appunto, vengono riportate delle misure differenti per ciascun tipo di materiale per quanto riguarda la Kabbalat Tumah, il ricevere la Tumah. L'impurità che con la sacca, ad esempio il sacco, shura le gabel tuma, rakim yesh bo, le fakot arbat fakim, arbat fakim. Cioè, se abbiamo del sacco, per ricevere tuma, per ricevere impurità, è necessario che ci sia almeno 4 de fakim per 4 de fakim. Vuol dire, se noi abbiamo una porzione di sac inferiore rispetto a 4 de fakim, 4 palmi per 4 palmi, cioè per cui meno di un fazzoletto di 30 centimetri per 30, per capirci, non c'è possibilità di ricevere impurità. Se pensiamo invece ad un oggetto di pelle,
La misura è superiore, cioè serve Hamishal Hamishat Fakim, servono 5 palmi per 5 palmi, quindi poco più di 40 centimetri per 40. Come dicevo, è possibile però immaginare degli oggetti che hanno una composizione mista, cioè se noi abbiamo 3 Tefachim di Saq e ci cuciamo sopra un altro Tefach, un altro palmo di Or, di pelle. Questo nuovo oggetto, insomma, che ha una composizione mista, cioè vuol dire ha una misura complessiva adesso tale da ricevere impurità se si trattasse unicamente di Saq, ma appunto quella parte della composizione aggiunta, cioè il Tefach aggiunto, il palmo aggiunto, deriva dalla pelle. Allora, in questo caso, questo nuovo oggetto che abbiamo, con la misura di 4x4, di cui 3 sono di Saq e il Saq in sé per sé riceve impurità con 4 Tefachim per 4 ed un Tefach arriva da Or, quando l'Or riceve come riceve impurità con la misura di 5x5. Questo nuovo oggetto sostanzialmente potrà ricevere impurità oppure no? Cosa potremmo dire? Dal momento che la maggior parte dell'oggetto è composto da Saq, seguiremo il criterio del Saq. Quindi, avendo la misura di 4x4, potremmo pensare questo oggetto riceverà impurità. Oppure, al contrario, cosa potremmo dire? Dal momento che una parte dell'oggetto è composto di oro, è composto di pelle e la misura minima per ricevere impurità dell'oro è 5 per 5, dal momento che questo oggetto ha la misura di 4x4, allora non potrà ricevere impurità. Sono chiare le due possibilità? Ci siete ancora? Sì, io ci sono, è chiaro. Mi Sì. sente? Sì, io se, mi Ah, sento. ok. Sì. Ok. Ci siamo. Ok, allora vi dicevo quindi che in questo caso ci sono due possibilità sostanzialmente di ragionare. Cioè, da una parte posso pensare che la pelle si unisce al sacco per formare il 4x4 che è necessario per rendere impuro il sacco, oppure dire che la pelle in questo caso non si unisce perché i suoi criteri per ricevere impurità sono più alti. D'accordo? Queste sono sostanzialmente le due possibilità che abbiamo. In questo caso la Mishnah in Masechet Kelim ci insegna che anche se complessivamente abbiamo 4 palmi per 4 e quindi se si trattasse unicamente di Saq avremmo la misura minima per prendere impurità, in questo caso dal momento che c'è della pelle di mezzo questo oggetto non può prendere impurità. Se invece abbiamo 4 tefachim di or, cioè quindi abbiamo 4 palmi di pelle, abbiamo detto per la pelle la misura è 5x5 per ricevere impurità, no? Allora, se abbiamo 4 palmi di pelle e aggiungiamo un quinto palmo di sac, e il sac, come abbiamo detto, ha come misura per ricevere impurità 4x4, questo nuovo oggetto che ha 4 tefachim, 4 palmi di pelle ed un palmo di sacco, può in questo caso ricevere impurità. Perché? Perché qui complessivamente abbiamo 5 tefachim. Allora quindi, dice la Gemara, per ricordarci questa halakha che abbiamo studiato adesso rispetto ai bicchieri, dobbiamo applicare la stessa logica che applichiamo per quanto riguarda l'impurità. Se è chiaro, questo è il principio generale. Kolam mekubar lo mina hamur mimenu, cioè tutto ciò che gli è attaccato mina hamur mimenu, da ciò che ha una regola più rigorosa, cioè perché il sac, abbiamo detto nel nostro caso, ha dei criteri più stringenti per ricevere impurità, con la mia cuparlo mina hamur mimenu tamè, può diventare impuro. Ava limichi per l'omina calmi mimenu, invece se gli è stato attaccato qualcosa mina calmi mimenu, cioè da una regola che ha più facilitante, per cui serve una misura più grande, quindi nel nostro caso, Taor è puro.
E quindi qui rispetto ai bicchieri applichiamo la stessa regola, cioè se abbiamo due bicchieri di vino ed un bicchiere di birra non si unisce, quindi per quanto riguarda le coppie, quindi due bicchieri di vino ed uno di birra, e quindi rimaniamo sostanzialmente ancora nel problema delle sue coppie. Però invece se abbiamo due bicchieri di birra ed un bicchiere di vino, in questo caso il vino, insomma, è considerato più pregiato, come nell'esempio della Dumas, il sac, che ha una misura più piccola per ricevere impurità, in questo caso si unisce. Quindi se abbiamo due bicchieri di birra ed un bicchiere di vino, questo bicchiere di vino ci permette di uscire fuori dal problema delle zucotte. Amar Rav Nachman, Amar Rav, disse Rav Nachman a nome di Rav, continua la Gemara, attorno al testo. Disse Rav Nachman a nome di Rav, tre kamataka, vehad ataka mitzarfe, hat mikametaka, utre ataka lo mezzarfin. Come abbiamo spiegato varie volte, e questo può pure illuminarci in qualche modo rispetto allo schema del Seder di Pesach, dove abbiamo quattro bicchieri di vino. Abbiamo notato già tante volte che i quattro bicchieri di vino sono costruiti a Sukkot, sono costruiti effettivamente a coppie. Abbiamo due bicchieri di vino che vengono bevuti prima del pasto e due bicchieri che vengono bevuti dopo il pasto. D'accordo? Qui la Gemara si pone il problema di due persone, di una persona che beve tre kama taha, cioè due bicchieri di vino prima del taha. Taha è il tavolo in aramaico, cioè per cui beve due bicchieri di vino prima del pasto, cioè come aperitivo, vehada taha ed un bicchiere sul taha, sul tavolo. Quindi due bicchieri prima del pasto ed uno durante il pasto, dice che verrà mizzarfa. Allora in questo caso si uniscono. Invece, had mikametaka, se bevo un bicchiere mikametaka prima del pasto, o tre ataka e due bicchieri durante il pasto, la mezzarfin non si uniscono fra di loro. Cioè, quindi qui viene costruita una gerarchia sostanzialmente fra i bicchieri che vengono bevuti. Si dice che i bicchieri durante il pasto hanno una maggiore importanza, tanto che quelli che vengono bevuti prima non si uniscono. Quindi, se una persona ha bevuto due bicchieri prima, e quindi avrebbe il problema delle sugot, e poi beve un bicchiere durante il pasto, questo bicchiere durante il pasto si unisce, quindi non c'è il problema delle sugot. Se invece ha bevuto un bicchiere come antipasto, due durante il pasto, e due del pasto hanno maggiore importanza, i bicchieri tra di loro non si uniscono e quindi qui avrebbe un problema di Sukkot, di coppie. Obietta la Gemara, ma chi fla Rav Mesharshia? Mesharshia ha un'obiezione. Atuanan le takune taha kabbainan? Chiede in maniera polemica. Noi abbiamo bisogno di le takune taha, di letteralmente di sistemare il tavolo, le takune gava bainan, noi dobbiamo sistemare la persona, vegavra kamit kankavehai, e la persona appunto così si sistema. E noi in fondo dovremmo preoccuparci del numero di bicchieri che la persona beve durante il pasto, cioè se abbiamo un problema rispetto alle sugot, non ci dovrebbe interessare se i bicchieri che sono stati bevuti prima del pasto oppure durante il pasto. De culle alma tre ataha vehad levar taha lo mezzarfa, cioè che mara de culle alma, perché tutti quanti tre ataha, due bicchieri ataha sul tavolo vehad levar taha e due e uno dopo il tavolo, cioè dopo il pasto, lo mezzarfa non si uniscono chiai ma se della babba nachmani, come quell'episodio della Baba Nachmani,
di Rabbaba Nachmanin, episodio che è raccontato in Masechet Bava Metzia, di una persona che appunto si era trovata in questo caso, che aveva bevuto due bicchieri durante il pasto, e per farlo uscire dal problema, cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto sostanzialmente riportare il tavolo. Se vi ricordate, abbiamo spiegato tante volte, parlando del Seder di Pesach, che per il pasto veniva portato un tavolino apposta per l'occasione. Quindi per far uscire dal problema delle Sugot, in questo caso, una persona che ha bevuto due bicchieri durante il pasto, per portare un terzo bicchiere, quindi non ancora il problema delle Sugot, è stato necessario in quel caso riportare il tavolino. Allora, per questo motivo dicono, vediamo da qui che il tavolo costituisce il collante per unire i bicchieri, l'omezzarfe. Chi è Mesarabanachmani? Amara Viuda Shmuel, disse Raviuda a nome di Shmuel, con la Masug Mizzaref. Con la Masug, tutto ciò che è mischiato, Mizzaref si unisce. Spiega al Rashbam, Im Shataya in Masug, se una persona ha bevuto del vino mischiato. Abbiamo già spiegato che il vino all'epoca era molto forte, quindi era necessario mescolare il vino con dell'acqua, con molta acqua in realtà, con varie misure di acqua. Se la persona ha bevuto quindi del vino masuk, del vino mischiato con dell'acqua, e dopo ha bevuto un'altra bevanda mischiata, Achara Masuk, dopo appunto il vino mischiato che abbiamo avuto, Mizzaref, questo si unisce. Cioè, quindi in questo caso avremo l'acqua a fare da collante sostanzialmente, tanto da unire queste bevande. Cioè, tutte quante le bevande mischiate, per quanto riguarda le coppie, si uniscono con la Masuk Mizzaref. Ben le ra, ben le dovà, dice la Gemara. Questo vale sia in male sia in bene, quindi sia in positivo sia in negativo, cioè sia per formare le coppie per quanto riguarda i bicchieri, quindi avere il problema di Mesichino, oppure per non averlo, per uscire dal problema. De Heman de Tarvaio, dice Rashbam, Mesuginninu, poiché entrambi, Mesuginninu, sono mischiati, che minechat kashidu mestarpe, sono considerati quindi, dal momento che sono masug, sono mischiati come se fossero un'unica specie, un'estate, quindi si uniscono. Cioè, quindi, qui vediamo pure una visione abbastanza strana della qualità delle cose. Cioè, dal momento che abbiamo una categoria che è misto sostanzialmente, cioè, mentre normalmente ci preoccupiamo della purezza delle cose, per definire appunto le varie specie, qui abbiamo una specie mista, sostanzialmente una specie mischiata, che si unisce a accumulare fra di sé i bicchieri di bevande miste che abbiamo bevuto. Cioè, quindi se la persona beve più intrugli, uno di vino e uno di un'altra cosa, questi intrugli fra di loro si uniscono per formare le coppie, come zarfe, quindi si uniscono fra di loro. C'è tuttavia una limitazione, che è quella dell'acqua, Chutz Mimmaim. Qui la Gemara si interessa di una cosa abbastanza strana, no? Cioè, se è possibile immaginare dell'acqua mischiata. Cioè, qual è il limite per definire qualcosa come un miscuglio, no? Cioè, normalmente sappiamo, almeno rispetto alla loro cultura culinaria, bevanda che mischiamo con l'acqua, questa bevanda diventa sostanzialmente masug, qualcosa di mischiato. E in questo caso abbiamo il problema delle sugot. Se mischiamo dell'acqua con dell'acqua, avremo qualcosa di mischiato oppure no? Spiega il Rashbam di cosa ci sta parlando la Gemara. Chutz Mimmaim, questo era Shirashvam, Chutz Mikarire, Behamime, Behamime, Bekarire, Dea, Lomesigai, Demin, Bemin, Ninu, Malli Krira, Umalli Hamime, Mikol Magom, Minehadu,
Beshem Hadu. Ve'im shata'a batkhila yain mazug hen hellu mitzarfot lo. Dice Rashbam, mikarire behamime. Kar vuol dire freddo. Hamime vuol dire ham, caldo. Per cui se mischia dell'acqua fredda con dell'acqua calda. Carire behamime. Behamime becarire, se mischia dell'acqua calda con dell'acqua fredda, dea lom zigai. Perché quella, cioè in quel caso, se mischiamo dell'acqua calda con dell'acqua fredda, lom zigai. Non si tratta di un miscuglio, di una mescolanza. De min be min ninu. Perché si tratta di una specie con la stessa specie. Questa concettuale diviene importante, per esempio, quando parliamo delle regole della Kasherut, d'accordo? Cioè noi normalmente quando parliamo della Kasherut abbiamo un'idea che è l'idea del bitullo, no? Abbiamo spiegato varie volte questo concetto nella Kasherut. Il bitullo è l'annullamento, no? Quando parliamo dei divieti normalmente applichiamo un criterio per cui c'è il bitul beshishim, cioè in un rapporto di 1 a 60 abbiamo l'annullamento della sostanza proibita, cioè se cade del maiale all'interno di altra carne, in presenza di una proporzione, naturalmente a posteriori, cioè per cui dopo la cosa è successa, ma se abbiamo una proporzione di 1 a 60, allora il divieto si annulla. Se abbiamo però della carne, abbiamo l'esempio del vitello, e cade all'interno di questa carne un sessantesimo di vitello che non sia stato sciattato, per esempio. Allora, qui non applichiamo le norme dell'annullamento perché diciamo min be minò. Cosa vuol dire? Che abbiamo una specie, quella stessa specie, e in generale nell'alakà c'è un'idea per cui. Si dice min be minollo batel, che una specie, quella stessa specie, non si annulla. Qual è la logica? È che una stessa specie ha lo stesso sapore. Qui ugualmente abbiamo acqua e acqua. Non possiamo parlare di un miscuglio, cioè acqua e acqua si uniscono fra di loro e assumono tutta l'acqua assume le medesime caratteristiche, no? De min be minninu. Cioè, quindi acqua fredda e acqua calda sono la stessa cosa. Malikadiru malikamime. Qual è la differenza appunto fra la fredda e la calda? Cioè, quindi abbiamo qui il Rashbam ci sta dicendo, traducendo in un linguaggio filosofico, abbiamo delle qualità sostanziali e delle qualità accidentali. L'essere freddo e l'essere caldo, quando parliamo dell'acqua, è una qualità accidentale, d'accordo? La sostanza però è il suo essere acqua. Mi colme ha, mi colma com, minne ha du. Si tratta di un'unica specie, cioè quindi la sostanza dell'acqua è sostanza in senso filosofico, è la stessa, beshem ha du, e non solo, anche a livello linguistico, anche questo è importante, shem ha du, c'è un unico nome. Allora in questo caso, quando parliamo di acqua calda, acqua fredda, abbiamo min be minò, e non dobbiamo considerarla una mescolanza. Quindi abbiamo trovato il limite. Qui vedete il discorso della Gemara, che è un discorso rispetto a appunto una questione di costume, prende una piega abbastanza inaspettata, insomma. Quindi, mi colma con mine cadu, si tratta di una unica specie, beshem cadu, e di un unico nome. Bim shatabat chilai yen mazug, henelo mister fotlo. E se all'inizio ha bevuto yen mazug del vino mischiato, appunto abbiamo detto prima, il masuk si unisce al masuk. Quindi, se ha bevuto un bicchiere di vino a masuk che è mischiato con acqua, in questo caso l'acqua concorre alla formazione della coppia se abbiamo mischiato dell'acqua calda e dell'acqua fredda? No, dice il Rashbam. Cioè, quindi non si tratta di masuk in questo caso, e non quindi troviamo l'unione per quanto riguarda le coppie. Cioè, quando abbiamo dell'acqua in via ipotetica mischiata, questa non si unisce per la formazione delle coppie. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan ha detto a filumai, ma anche per l'acqua si applica questo discorso. Amar a papà, disse a papà,
L'uomo era nella Hamime Lego Crire, Crire Lego Hamime, Val Hamime Lego Hamime, o Crire Lego Crire, lo invece secondo Rao Papà, il discorso è applicabile, cioè è anche nel mio canale, subito sopra. Dice che questo discorso è applicabile anche per l'acqua. Disse la papà che questo discorso quando è stato fatto è la Hamime Lego Crire, cioè quando si mette dell'acqua calda all'interno dell'acqua fredda. In questo caso, oppure o crire lo hamime, se abbiamo dell'acqua fredda nell'acqua calda, aval hamime lo hamime, se mischiamo dell'acqua calda con dell'acqua calda, o crire le coccrire e dell'acqua fredda con dell'acqua fredda, là non si applica il discorso. Allora, quindi qui troviamo una discussione se per l'acqua esiste l'idea di acqua mischiata. Secondo la prima opinione che abbiamo visto nella Gemara, il discorso non è applicabile. Secondo invece la seconda opinione che abbiamo visto, sì, ma solamente con acqua calda, acqua fredda e non acqua calda con acqua calda, acqua fredda con acqua fredda. Amara papà lo amaran, spiega Rashbam, ma Rabbi Yohanan Kai, si sta riferendo a quanto dice Rabbi Yohanan, di Amara Filumaim. Che ha detto che il discorso è applicabile persino all'acqua. Ora papà le fa escere. Papà viene a spiegare quanto Rabbi Yohanan ha detto. L'uomo Aran di Mistar Pin non ha detto che si unisce, e là accadrebbe Hamim e Hamim e Karire, con acqua fredda e acqua calda, acqua calda, acqua fredda. Dai Hashiv Rabbi Yohanan Masuk, perché in questo caso Rabbi Yohanan considerava quest'acqua come se fosse mischiata. Ma va al Hamim e lo Hamim, ma acqua calda con acqua calda, Karire. E acqua fredda, acqua fredda, le quale alma lo micre masug, però mizzar, perché secondo tutti quanti in questo caso non si chiama masug, non si parla di mescolanza, però mizzar e non si unisce. Ok? Quindi per questa sera ci fermiamo qui. Prossima volta sarà il nostro ultimo incontro, vedremo ancora qualcos'altro riguardo agli shedim, riguardo ai demoni, e cercheremo di fare un discorso complessivo su questo argomento che stiamo affrontando da alcune settimane. Interrompo la registrazione.